Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Secondo episodio. Tutti. Nella puntata precedente. Da Via delle Fragole a Bologna iniziano a scomparire i gatti. Tra i tanti abbiamo seguito la sparizione di Camilla, della famiglia di Palma, e di Leon, della famiglia Teodoro. Tra gli abitanti della zona c'è molta preoccupazione e iniziano le ricerche. Camilla! Michi! Camilla, dove sei? Michi! Bruce! Michi! Pallino! Madame! Michi! Ginny! Ginny! Arrivata una notizia proprio ora. Mi dicono che stanno scomparendo tutti i gatti da Bologna. Ripeto, non c'è più traccia di nessun gatto a Bologna. Si teme per le città vicine. La raccomandazione è di non far uscire i vostri gatti. Non sappiamo quale sia il pericolo per loro. Tenete occhi e orecchie aperti. Ripeto, tenete a casa i vostri gatti. Please keep your cats at home. A breve, un'edizione speciale con i consigli dei nostri esperti. Dopo 7 giorni dalle prime sparizioni, è ormai chiaro a tutti che la faccenda non riguarda solo la città di Bologna. Sono scomparsi, infatti, tutti i gatti del mondo. Anche quelli con solo 2 zampe, o quelli appena nati. Quelli bianchi, a chiazze, neri, meticci, di razza, pelosi, gatti senza pelo. Sai quelli con la pelle con tutte rughe? Insomma, tutti. Ma non sono scomparsi tutti insieme. Ci sono voluti 5 giorni per non vederne più nessuno in giro. Giorno dopo giorno, i gatti erano sempre di meno. I pochi rimasti venivano guardati a vista, chiusi in casa a chiave, rimpinzati di cibo prelibatissimo, ma nonostante questo, puff, scomparsi. In TV e ovunque non si parla d'altro. Siamo con la nostra troupe per le strade di Roma, dove c'è una vista desolante. Migliaia i volantini con foto di gatti, ciotole di croccantini ovunque e gruppi di persone organizzate per la ricerca. Non avevo mai visto niente di simile. Stiamo studiando campioni di peli di gatti prelevati in varie parti del mondo, ma finora abbiamo solo potuto constatare che tutti i gatti sono... erano molto puliti. I gatti non sono spariti, li hanno rapiti gli alieni. Chi mi segue lo sa, i gatti sono nello spazio ora. Forse un giorno pioveranno nuovamente sulla Terra. Nei primi giorni di shock, mentre arrivano in Italia notizie dalla Siberia, dall'India, dagli Stati Uniti, dall'Africa e persino dall'isola dei gatti di Aoshima, in Giappone, la tristezza di un bambino di nome Corrado è diventata virale. Ma tutti i gatti del mondo! Quella frase è diventata da subito il simbolo della disperazione degli umani. È finita su magliette e poster, è stata condivisa da attori e cantanti famosi, è diventata la suoneria più utilizzata sul cellulare. È finita l'era dei gatti. L'animale domestico più diffuso è passato da 650 milioni di esemplari, gatto più, gatto meno, a 0. Nisba, nada, nessuno. Scomparsi tutti in 5 giorni. Niente più codine, musini, fusa, attentati felini. Niente più miagolie e campanellini. Il gatto è ufficialmente estinto. Ma vediamo che succede. Scusate, ma un mondo senza gatti è una notizia terribile. Dicevo, vediamo che succede a casa di Palma. Carla e Piero, la mamma e il papà di Rebecca, stanno facendo sparire in un sacco tutto ciò che può ricordare alla figlia l'esistenza della gatta Camilla. Ciotole, lettino, tiragraffi, topi con carica, topo radiocomandato, crocchette, gomitoli di lana, 2 peluche a forma di gatto. Rebecca, nel frattempo, sta parlando con Agostino Teodoro tramite walkie-talkie. I due sono amici da sempre.
e in questo momento difficile sono più uniti che mai. Agostino, sei lì? Passo. Sì, passo. Ti ricordi di prima? Di quando c'erano i gatti? Sì. Mi ricordo tutto. Le ho fatto qualcosa di brutto l'ultima volta che l'ho vista. Era venuta a casa mia Lucilla e lo sai come sono quando c'è lei. A Camilla sta antipatica, si è messa a farsi le unghie sul suo zaino, si è strusciata sul suo giacchetto e l'ha impelato tutto. Lucilla era arrabbiatissima, le ha dato un calcio per allontanarla e io invece di difenderla le ho detto una cosa molto brutta. Ma cosa le hai detto? Adesso non lo voglio dire. Comunque anche a me sta antipatica Lucilla. Non torneranno più, vero? Non dire così. Mia mamma ha un piano. Tua mamma ha sempre un piano. Ieri sera ho beccato papà che piangeva guardando le foto di Camilla sul cellulare. Quando si è accorto di me, ha fatto finta di avere un attacco di tosse ed è fuggito in bagno. Rebecca e Agostino possono parlare così per ore se nessuno li interrompe. È vero, Alice, la mamma di Agostino, ha un piano. È vero anche che Piero, il papà di Rebecca, sta vivendo molto male la sparizione di Camilla. Le reazioni di chi ha perso uno o più gatti sono infatti diversissime. C'è chi vuole andare avanti e prova a dimenticare, e chi non vuole arrendersi e spera ancora di poter risolvere tutto. Alice è una delle persone che non si sono arrese e per prima cosa si è presa una settimana di ferie dal lavoro. Mi dispiace, ho la scarlattina. Sì, vedo verde e ho le dita delle mani e dei piedi freddissimi. Poi è andata da ogni singolo vicino di casa in via delle Fragole per convincerlo a partecipare a una riunione per riportare a casa i gatti. Ci serve l'aiuto di tutti. Ti sei mai chiesto perché i gatti sono iniziati a sparire da questa via? Ti prego, vieni, aiutaci a cercarli. Ciao, hai un minuto? Sai quando ritorna la mamma? Non voglio venderti nulla. Vieni oggi pomeriggio, ti prego. Sara, scendi, devo parlarti. I nostri gatti hanno bisogno di noi. E alla fine ha convinto proprio tutti. Anche chi un gatto non lo aveva neanche prima. La stanza, messa a disposizione dal comune per la riunione, è piena di gente, adulti e bambini. Tutte le sedie di plastica sono occupate e molti sono rimasti in piedi in fondo alla sala. La stanza è anche piena di cani. Da quando sono scomparsi i gatti, infatti, le adozioni di cani sono salite alle stelle e nessuno si fida a lasciarli troppe ore a casa da soli. E se sparissero anche loro? Se se ne andassero tutti gli animali domestici? Magari è qualcosa nell'acqua, nel cibo. Hanno analizzato tutto? Scusate, sto divagando. Prova. Mi sentite? Nella prossima puntata. Secondo me, i nostri gatti, tutti i gatti, sono ancora vivi e possiamo riportarli a casa. Ciao Camilla, mi dispiace, non dovevo dirti di sparire. Se mi senti, torna a casa, mi manchi tanto. Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories, prodotto e curato da Marta Freddio, scritto e diretto da Chiara Giontella, registrato presso SincroDub Bologna, supervisione voci Stefano Cutaia, assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro, fonica di sala Luz Gonzales Rios, sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo, interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.